Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti nell'ultima puntata. Quella di oggi probabilmente sarà la puntata finale e speriamo di vincere senza mai morire. E a detta mia, non credo che useremo il vestito bello, molto probabile, ma useremo il robottone, che tra l'altro, visto adesso, non capisco se le proporzioni siano giuste o sbagliate. Mi sembra un po' piccolo per Megamind, però magari è solo io che non riesco a identificarlo bene. Allora, Blue Titan, ti trovi qui al municipio, vero? E allora, preparati, perché sto arrivando. Sconfiggi Blue Titan e consegnalo alla giustizia. Ma che poi, una cosa che non ho capito, questo Blue Titan è il Blue Titan, cioè Titan originale, o è un suo clone? Perché Titan in teoria è, o meglio, l'umano che diventa Titan è in prigione adesso. Nell'istituto psichiatrico. Trovato, Blue Titan. La tua è un grande puffo. Qui. Ma non mi parla. Sfuggerai, Blue Titan. Fermalo, signore! Sto per annientarti, Megamind! Ma dai, non è neanche la sua voce! Spara al pilastro prima che possa usarlo per colpirti! Ma... di metterci un po' di impegno! Allora, la voce non è mai la sua! Ma come devo fare a ferirlo? È tutto quello che sai fare? Stai zitto! Ti sto devastando! Non posso distruggerle subito le colonne, vero? Peccato! Ma lo scontro è davvero così? Battuto Metroman e me, ma non mi sconfiggerai di nuovo. Beh, in teoria non ho battuto Metroman. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Continua a fare però effettivamente nessuno sa la verità, quindi sì, tutti pensano che io l'abbia sconfitto, è vero. E quindi in teoria lui mi ha confermato che è il Titan originale. Lui mi ha appena confermato che è Titan originale. Attento alle rocce! Ma vai via. Non puoi fermarmi, Megamind. Già. D'altronde non potresti prendermi a pugni. Non mi prendi a pugni mentre non ti sparo, mentre sei lì. No, 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 no. Tutto l'obiettivo dello scontro è evitare i colpi. Vai via. E io continuo a distruggere. Oh, oh, calmo, vai via. Vai via, Titan. Sai che se davvero lo scontro è solo questo, ne rimango un filo deluso. Cioè, nonostante comunque sia un bel combattimento, nonostante tutto, non ne sento l'epicità che penso avrei dovuto sentire. Dai, su, tirami l'ultima colonna. È tutto quello che sai fare? Dai, muoviti, smetti di parlare, muoviti. Ecco fatto. Dobbiamo distruggere un tot di colonne, poi lui muore. Non mi sfuggirai, Blue Titan. Ti prego, se questo è lo scontro finale, come cavolo avrei dovuto morire, veramente? Cioè, l'unico modo in cui non riesci a morire è che il joystick non ti funziona e quindi non riesci a spostare la visuale sui colpi che lui ti tira, veramente. O che veramente non sei bravo a colpirli. E capisco che magari per un bambino questa cosa possa essere anche abbastanza fattibile, cioè nel senso che non riesca magari non a colpire i nuovo, i, come si chiama, i detriti che lui ti tira. Però veramente, oh, non riesco. Ecco, madonna, stavo dicendo giusto adesso che ho appena finito di dire la frase
che è una cagata sto scontro. Mi stavo per far colpire perché non riuscivo a colpirlo, era troppo in basso. Ecco, questo poteva essere un danno effettivamente. Occhio. No, ma continua a distruggere il municipio, per favore. Continua pure. Ecco qua. Sì, 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 vai a prendere il pilastro, dai. Vai a prendere la trave. La trave, sì. La colonna, volevo dire. Dai! Ecco qua. Ok, mi ha colpito. Però credo di averla distrutta. Ma perché in questa fase va troppo in basso. Va troppo in basso e non si riesce a colpire. Quindi o lo colpiamo subito prima che ci arrivi vicino, o dobbiamo veramente continuare a spammare. Già, non perderà di nuovo. No, 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 no. Lui ci sconfiggerà. Ecco fatto. Quando viene qua sotto è troppo vicino, non si riesce a colpire bene. Dai, su, prendi l'ultima colonna. Smetti di cazzeggiare. Sembra di giocare a baseball, veramente. Lui ci tira la palla, noi gliela rilanciamo indietro. Dai, 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 dai. Ecco fatto. Ma il guardalo è un puffo, ma veramente. 6 minuti di scontro finale, ma ti prego. Inspira ed espira, titanica bestiolina. Cos'è? Dentro e fuori. Oh, ma che sta succedendo? Dov'è Roxanne? Ma va a cagare. Bene, mega eroe al nascondiglio, signore. Trofeo di platino. L'archivio. Ma quindi io? E mentre Ali incontra i suoi amici in prigione, noi siamo in municipio, dove Megamind festeggia un'altra schiacciante vittoria. Sì. Quindi è praticamente ovvio che sia la fine del sindacato catastrofe. Già. Un'altra grandissima impresa del vostro eroe e anche mio, Megamind. Mi sono innamorata di lui. Minion. Fai partire i crediti. Mi aspettavo a Embed, dai. Ma probabilmente non avevano neanche i diritti. Perfetto. Devo essere sincero, molto deludente come scontro finale. Non ho veramente molto altro da dire. Però abbiamo ottenuto un platino. Devo essere sincero, molto facilmente. È un gioco che veramente... Però Minion adesso è zitto. Non ha più nulla da dire, vale, finalmente. Non ha più nulla da dire. Guardiamo la statua. Madonna mia. Che brutto blu. Potevano lasciarlo normale. Titan era molto furbo e veloce, ma l'ho battuto lo stesso. No, non era furbo, ma proprio zero totale. Però è stato uno scontro, almeno. Prendiamo tutto quanto. E per amor proprio di completismo personale. I cattivi del sindacato catastrofe hanno combinato, ecco, un vero qua. Macello, capo. Arma potenziata al massimo, tutte quante finite. Esattamente come questa serie. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, è stata una serie, devo dire, carina. Non mi è dispiaciuta, a differenza di molti altri giochi che avevo delle aspettative e non sono state per nulla rispettate. Questa qua, invece, mi ha sorpreso non poco. Quindi, grazie a tutti, noi ci vediamo con una nuova serie. Ciao Questo a tutti. Questo posto è davvero messo.